Ciao a tutti ragazzi. Scusate, sto mettendo un po' la telecamera a posto. Oggi, cioè, vorrei parlarvi di un argomento abbastanza importante che forse può aiutare. Il titolo è Come imparare a leggere. E come dobbiamo fare per leggere e capire, soprattutto magari chi legge dei libri, dei romanzi, o per chi deve studiare per capire bene quello che legge. Allora, l'importante, quando noi siamo a scuola, per esempio, io quando ho fatto le scuole, cioè tutti mi dicevano, prova a leggere, ok? Ma non ti dicevano come devi leggere e in che modo devi leggere, tipo rispettare i punti, rispettare le virgole, fare tutte le pause tipo necessarie per la lettura. Ma una cosa abbastanza una nota, dobbiamo leggere mentalmente o a voce alta. O a un tono di voce medio alto. Allora, a me mi hanno detto un insegnante che veramente ha studiato, sa insegnare anche bene a leggere, un insegnante di scrittura e letteratura molto brava, che finalmente, dopo la bellezza di 27 anni, abbiamo capito e imparato in che modo noi dobbiamo leggere. Allora, facciamo un esempio. Adesso prendo un libro qualsiasi. Un secondo solo. Allora, io ho preso questo libro che si chiama Terra di Nessuno. È un romanzo, penso, un thriller di Stephen King. Allora, cominciamo a fare una lettura di questo libro che ho preso per caso dalla mia libreria. Allora, di solito le persone che magari sono in biblioteca o nelle scuole, tipo leggono mentalmente, come sto facendo io adesso. Ok, bene. Ma per capire bene quello che leggo, dobbiamo leggere a voce alta o a una voce medio-alta. Per esempio, facciamo una breve lettura. Allora, un secondo solo che tiro fuori questa pagina. Questa. Allora. Faccio una breve lettura. Forse era stata la pioggia a svegliarlo, perché ora se ne stava lì a occhi aperti a guardare il soffitto. Appena rischiata da una luce grigia e malata, non avvertiva altro rumore che quello. La si sentiva rombare sul tetto, friggere fuori dai ciottoli della strada, scrocciare dalle grondaie. Come in un temporale estivo, di quelli che si scatenavano lividi all'improvviso, inondare tutto come un bubbione che scoppia, invece era appena passato Natale, punto. Avrebbe dovuto nevicare, ma piovere a catinella, e lui avrebbe dovuto dormire della grossa, visto che erano appena le 7 di mattina. Non aveva niente da fare. L'aveva sognato per 3 anni. Il momento in cui se ne sarebbe sognato per 3 anni, se ne sarebbe potuto stare tra le coperte al caldo fino a farsi venire il mal di testa. Allora, questa è una lettura che ho fatto ad alta voce.
No? È chiaro che non è che dobbiamo leggere ad alta voce per delle ore, per un'ora. Dobbiamo leggere ad alta voce finché possiamo. Poi, quando siamo stanchi e non abbiamo più fiato per leggere, cominciamo a provare a leggere mentalmente. Così, in questo modo, noi sincronizziamo la nostra mente nella lettura, perché la voce libera la mente. E quando tu hai una mente libera, cioè riesci a leggere meglio, a capire e a memorizzare, perché sei in un'assenza di pensieri. Infatti, molte persone che leggono, cioè leggono per liberare un po' la mente da troppi pensieri che hanno per la testa. Magari hanno passato una giornata stressante e vogliono distrarre la mente e i pensieri. Cioè, la cosa che fanno è una lettura di un qualsiasi romanzo a piacimento. Io non sono mai stato bravo nella lettura o nello studio, anche purtroppo perché non ho avuto mai dei buoni insegnanti che ti insegnano a leggere bene e come devi fare per leggere. Nessuno ti insegna i modi e le tecniche. Sono tecniche, dei trucchi di lettura molto semplici che grazie a degli insegnanti che veramente sanno fare il loro mestiere, ti dicono finalmente come devi fare. Allora, come abbiamo detto, per capire bene, il romanzo o uno studio che noi dobbiamo imparare a memoria, dobbiamo leggere a voce alta, perché così memorizziamo meglio quello che noi stiamo leggendo. Invece, se noi iniziamo una lettura a voce, lettura in silenzio, in maniera mentale, noi non impariamo, faremo fatica a capire quello che noi stiamo leggendo, a meno che una persona non sia talmente esperta, un lettore, un gran studioso, uno che studia dalla mattina alla sera, che allora è esperto, può anche iniziare a leggere in maniera mentale perché è bravo, è esperto. Non è il mio caso. Io purtroppo sono scarsissimo a leggere, ho anche delle difficoltà. Magari c'è gente che fa fatica a leggere perché ha delle difficoltà. Tipo, è un po' dislessico, confonde la P con la B o la C con la G. Allora, magari quando tu vai a leggere una cosa e sbagli la lettera che hai letto, il discorso cambia, la lettura cambia, quindi non capisci quello che tu leggi perché hai delle difficoltà tue. Chi è dislessico può avere queste difficoltà, però sono tutte problemi che se uno ha la fortuna di avere un insegnante bravo di letteratura e scrittura che ti può aiutare a correggere da questi errori, finalmente anche tu puoi imparare a leggere. Quindi, una breve conclusione del nostro discorso, questo piccolo discorso, questo trucco che mi hanno insegnato. Noi per iniziare, cioè una persona che non sa fare a leggere e vuole imparare a leggere, deve leggere a voce alta. Il segreto è la lettura a voce alta, finché potete. È chiaro che un'ora di lettura a voce alta, cioè dopo sarete spompati, senza fiato. Quando non ce la fate più, provate a leggere mentalmente. Perché, come ho detto, a voce ci libera la mente, abbiamo la mente più libera, un'assenza di pensieri. E quindi la nostra mente sarà più aperta per poter immagazzinare e studiare. Quindi la memoria si aprirà e c'è tutto un meccanismo mentale che la mente è più libera e quindi puoi capire meglio quello che tu leggi. Sono delle tecniche o dei trucchi per la lettura, ecco. Poi è chiaro che dobbiamo
leggere quello che a noi piace leggere, perché se noi leggiamo una cosa che ci piace, la nostra mente sarà più aperta perché vuole imparare quella cosa che tu lo vuoi fare. Ma se una cosa non ti interessa farla, avremo una mente chiusa e non potremo imparare quello che noi stiamo leggendo. Io, per esempio, noi siamo sempre abituati ad allenarci in maniera fisica, tipo fare sala pesi, fare dell'attività fisica all'aperto, che va benissimo, va bene, ma dobbiamo anche allenare i muscoli del nostro cervello e per allenarlo dobbiamo imparare a leggere. La lettura è un allenamento mentale, anche lo studio. Cioè, leggere, la lettura è molto importante. Purtroppo anch'io leggo molto poco perché non ne ho voglia. Però dobbiamo allenare anche i muscoli del nostro cervello. Così facendo è meglio, perché dobbiamo avere anche una mente sana, oltre che un fisico sano. Perché se noi abbiamo un fisico sano e una mente non sana, è chiaro che è una cosa che non va bene. Dobbiamo anche sforzarci a leggere nella lettura e di capire quello che noi leggiamo. Quindi, questo che vi do è il mio consiglio che mi ha detto un'insegnante esperta, che è una vera insegnante che veramente ha studiato quello per cui insegna, finalmente l'abbiamo trovata dopo tanti anni, dopo 27 anni, però non è mai troppo tardi, ecco, per imparare. E quindi leggete. O se no anche dei trucchi per chi fa l'esame della patente di guida, per la patente B. Quando siete a casa e magari non c'è nessuno, provate a leggere quella domanda ad alta voce, così facendo memorizzate meglio quello che leggete, anche per quelle cose lì. La lettura ad alta voce può andare, è una soluzione, perché così noi memorizziamo meglio quello che stiamo leggendo, anche negli incroci, non so, il veicolo B passa prima del veicolo C o il D e l'F. Noi facendo questa lettura ad alta voce memorizzeremo quella domanda. Quindi, se quella domanda è sbagliata, noi la memorizzeremo meglio nel nostro cervello. Chiaro che adesso gli esami di guida sono molto più difficili di quando li ho fatto. Io l'avevo fatto nel 2010 per la patente B, quindi è abbastanza. Sono abbastanza difficili adesso, però ecco, questi trucchi molto semplici di lettura, ecco, possono aiutare. Quindi questo consiglio che mi ha dato questo insegnante, io lo voglio condividere con tutti voi, ecco. Quindi un consiglio che vi do, provate a leggere ad alta voce, a una voce me medio alta. Bene, ragazzi, questo video è finito qui. Io vi auguro a tutti voi una bellissima giornata. Oggi è una giornata di sole. Andate nei parchi, andate al mare. Fra un po' qui a Ravenna riaprono, mi sembra, il Donna Rosa. A marzo riaprono i bagni. E quindi, non so, andate al mare, che il mare è una terapia, anche aiuta anche a rigenerarsi, anche un po' in tutti i sensi, ecco. Fate le cose, fate i bravi. Mi raccomando, rispettate tutti i protocolli di sicurezza di questo maledetto Covid. Vedrete che fra un po' questo coronavirus non ci sarà più. Adesso abbiamo i vaccini, abbiamo le cure. Ci vuole solo ancora un po' di pazienza. Vedete che a settembre, a ottobre sarà tutto finito. Saremo tutti in zona bianca o gialla. Vedrete che questo Natale, il Natale 2021, sarà un bel Natale per tutti quanti. Forse potremo anche ritornare in discoteca a ballare la sera, tornare a casa alle 3 di notte. Ragazzi, alle 3 di notte, eh? Segnatevi.
Natale e Capodanno già in anticipo di 8 mesi, 2021 abbiamo le cure, dobbiamo solo stare un po' più attenti e avere un po' di fortuna. Per me potremmo ritornare anche a ballare in discoteca, ragazzi, torneremo alle 3 di notte a casa. Cioè, 3 di notte, come si faceva una volta. Ok, un saluto a tutti, vi auguro una buona giornata.